Ciao amici di Italia Top Games, ieri è andata benissimo, due vittorie, una la prima emozionantissima, ma adesso bisogna continuare a mettere i mattoncini per un'eventuale promozione. Incontriamo un altro Divisione 2, quindi si parte sostanzialmente alla pari, sia Sommer che Donnarumma altissimi, mettiamo dentro Messi, lo usiamo come al solito nel secondo tempo, Vinicius ha una freccina migliore, Alexander-Arnold non lo tolgo. De Paul lo metto a posto di Scholes e magari nel secondo tempo proviamo Salah e magari Mbappé lo utilizziamo nel secondo tempo. Sì, proviamo, vediamo. Sia sempre in tempo a cambiare, magari a mettere dentro Messi di me. Vabbè, vediamo. Sì, avversario. Ruben Dias, Saliba, Upamecano, Tchouaméni, Rice, Messi, Pedri, Leao, Shevchenko, Mbappé. L'attacco è abbastanza impressionante. Va bene, proviamo così. E poi nel secondo tempo vedremo cosa fare. Mancano 16 punti in 8 partite, 2 punti a partita c'è da fare, che ovviamente 2 punti non si fanno, è la media. O se ne fanno 3, o se ne fanno 0, o se ne fa 1. Però più o meno dovrei fare vittoria, pareggio, vittoria, pareggio, vittoria, pareggio. Ecco, se arrivo così alla fine vado in divisione 1. Ma il mio cuore potrebbe cedere prima perché all'ultima partita stare. Vedremo. Intanto cominciamo da qui. Le vittorie le abbiamo portate a casa. Siamo stati contentissimi ieri. Bene, bene. Adesso c'è da ricominciare. Già incontrato questo giocatore, mi pare, Capitan America. Non ricordo come finì la partita, ma non importa. Ho vinto, ho perso, ho pareggiato. Adesso è un'altra storia. Ben ritrovati amici telespettatori, un altro Da appuntamento San Siro. calcistico di spessore che vi offriremo in Vediamo esclusiva. come va. Si dice che l'attesa di un evento sia fondamentale per poi goderselo al meglio. Beh, ora l'attesa è finita. Si alza finalmente il sipario. I 22 attori di oggi sono già sul palcoscenico e non ci resta che assistere insieme a questi 90 minuti di spettacolo. La famosa curva sud del Milan. Un esempio unico di devozione e attaccamento ai colori. La partita è già cominciata. Milan e Italia. Ma Può vedere la porta da lì. C'è il tiro! Primo tentativo dell'incontro. cioè, Un errore che a quel questi livelli di passaggio, solito non si fa. È lasciamo lì, a stare, due meno passi dal male, bersaglio. vado bene, ho mischiato tantissimo. Primo corner della partita. Immergiamoci in area di rigore. Incornata! Una buona iniziativa, ma non è bastato. Prova a fare tutto da solo. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Ma perché non la ridai ad Segna lo scatto e Alexander-Arnold, cerca dico la io. profondità. Shevchenko serve il compagno più indietro. Non c'era spazio. Interventi così per lui sono all'ordine del giorno. Errore qui, pallone sprecato. Brutta questa transizione, Fabio. Alla Hanno avuto manzala. l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Niente Cerca il ragazzi, passaggio, ma non trova la non un precisione. passaggio Passaggio decente. profondo per Shevchenko. Oh, Beh, lui non è buttiamola via in tipo da questo prendere rischi momento. inutili in difesa. Buono, Opportunità di ripartire. Palla filtrante per buono. Salah. Ah. Mohamed Salah si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Passa il pallone, però male. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Alexander-Arnold. Palla dentro di Alexander-Arnold.
e la difesa dice di no. Ma Milan al calcio di punizione. Prova a darla profonda. Buono, 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 buono. Riesce a liberarsi da solo. Occhio al tiro. Eh sì. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. Io non cambio nessuno per il momento. Sala è così, sembra, poi dopo si però. Si parte dall'1-0. Una rete importante che costringe gli avversari a reagire. Ora la partita si farà più avvincente. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Vinicius Junior! Vinicius Junior! E sulla palla i compagni aspettano il traversone. Salta e colpisce di testa. Bel tiro. È stato bravo Bellingham, però. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Rafael Varane. Pedri. Vediamo dove può arrivare. Libera al momento giusto. La riprendono immediatamente. Concentrazione massima di questo calciatore, non solo quando c'è da scattare verso la rete, ma anche in interdizione. No, la generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Da lì può segnare. Tenta il cross sulla destra. Occasione per il contropiede. Mohamed Salah e passa. Pronto al Ma che ha fatto Donnarumma? L'avevo vista dentro stavolta, per me stavolta. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Avversari bloccati a uno. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Pallone interessante in verticale. Upamecano. Rafael Leao. Errore qui, pallone sprecato. Avanza deciso. Sceglie di andare per vie verticali. Cerca la profondità, ma niente da fare. Ancora una volta la difesa non regala niente. Vinicius Junior supera il diretto avversario. Mbappé ci prova con un pallone profondo. Può concludere. Fuori gioco. E abbiamo rischiato tanto qui. Sembrava andata bene. Difensori. Sì, bandierina alzata. Va bene. Anche se il pubblico si lamenta, è stata una decisione presa in maniera corretta, secondo me. Forse un po' in ritardo, però la decisione è giusta. L'arbitro ha avuto un momento di incertezza, alla fine però ha preso la decisione giusta. E dai, Bellingham. Provato a metterla al centro, ma con scarsi risultati. Allontana il pallone. Una bella giocata nello spazio. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Sbroglia evitando di farsela rubare. Il quarto uomo indica due. Prova a superare la difesa con un filtrante. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. La giocano rapida, nello stretto. Libera il compagno meravigliosamente. Preferisce il retropassaggio. È un po' troppo ottimista con questo passaggio. Si conclude dunque qui. Le squadre sono già rientrate negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti che ci hanno regalato una sola rete messa a segno. Ma anche, devo dire, tante emozioni e spunti di conversazione. 1-0 il risultato. Si riprende tra non molto. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa.
L'Italia può andare a riposo con un vantaggio importante, anche se minimo. Va bene così. Signore e signori, è il momento dell'estrazione di oggi. Tenete a portata di mano i biglietti ricevuti all'ingresso. Attenzione, una sostituzione. Partiti, è iniziato il secondo tempo. I giocatori devono continuare a fare la loro partita e pensare di essere ancora sullo 0-0. Nessuna delle due parti può aumentare la concentrazione proprio adesso. Pedri, difesa ancora decisiva. Confermata la prima sostituzione della gara nella pausa. È comunque un buon momento per una sostituzione. No. Ricordiamo che per le nuove regole l'intervallo non conta come una delle finestre in cui è possibile fare cambi. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Ruba palla in modo magistrale. Forse hanno deciso di cambiare strategia. Finora hanno sempre allargato il gioco sulle fasce, mentre qui hanno provato a sfruttare la corsia centrale. Ed ecco che viene servito sulla fascia. Bravo Ghini, bravo. Qui può partire il contropiede. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Non ci credo, non ci credo. Ma che gol è stato? L'autogol è sempre frustrante. Ma lo voglio rivedere. Ti senti in colpa per aver deluso i compagni. Che è successo? Ah. Una rete davvero rocambolesca. Adesso ovviamente le cose si fanno molto interessanti. A volte in partite come queste serve un pizzico di fortuna. Chiamalo pizzico. Ci prova con un pallone profondo. Se ne va. Raffaele Leao la mette in mezzo. E il portiere fa suo questo pallone in mezzo. Occasione per il contropiede. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. L'affluenza di quest'oggi è di 80.113 spettatori. La allontana come meglio può. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Hakimi prova a darla profonda nello spazio e passa. Cerca il compagno in area. Ci mette una pezza. Pedri provano a partire in velocità sulla fascia in profondità. Riceve bene Pedri. Il traversone viene intercettato. Si riprende il calcio d'angolo. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Due per gli avversari. Interviene di esperienza. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. No, sbagliato, dovevo tirare. Interviene distinto e recupera palla. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Ho visto De Paul libero. Vede un varco e si infila in dribbling. Messi supera il diretto avversario. Prova il cross. Può colpire, non prende rischi e l'allontana. Cerca il passaggio ma non trova la precisione. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Una bella giocata nello spazio. Alexander Arnold la mette in mezzo. Pedri sceglie di andare per vie verticali. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. All'imbarazzo della scelta, molti dei suoi compagni in area svettano sui difensori.
Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Pallone interessante, in verticale. Manda il difensore al bar con una finta e se ne va. Viene servito bene, è solo, la mette dentro. Depot, parata di Donnarumma. Ci mette una pezza. Il Milan al calcio di punizione. Il direttore di gara non ho capito che è successo. Cartellino giallo. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ecco Mbappé. Prova il tiro. Sì! Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Doveva essere un gol semplice e così è stato. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Calma ragazzi, calma. L'azione è stata da manuale del calcio. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Il vero avversario ora è la stanchezza. Non devono commettere passi falsi. La loro caparbietà è evidente. Purtroppo quello che manca è il tempo. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Prova a metterci piede. Per loro? L'Italia deve resistere ancora qualche istante. Alexander Arnold prova a superare la difesa con un filtrante. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. C'è il cross. Ci ottima lettura di gioco, recupera palla. Rafael Leao. Per noi? No, sarà per comunque loro. Rimessa in gioco con le mani. Rimessa battuta male, gli avversari ne approfittano. Palla ad Haaland. Pallone comodo per il portiere. Va alla ricerca di un compagno davanti. Buono, fatto. Il direttore, mamma mia ragazzi. È finita. Una battaglia dura, appena un gol di differenza tra le due squadre. Ma alla fine credo che sia un risultato meritato. È stata dura. Quell'autogol, ma va. Va bene ragazzi, un altro. Ogni partita qui è una battaglia. Comunque, bene così. Mancano ancora tantissimi punti, ma cominciare con 3 vittorie è ottimo, indubbiamente. L'avevo vista brutta questa. L'avevo vista proprio brutta. Brutto, un pareggio pensavo che alla fine, invece l'abbiamo risistemata. Ok, per il momento tutto bene, servono ancora 4 vittorie e un pareggio in 7 partite. Sempre, c'hai 2 jolly da poter utilizzare. Vediamo questa 4ª partita come andrà. Niente. Riproviamo. Alla fine la partita non finiva mai. È dura. Divisione 1, era meglio se mi fermavo. Play anonimo. Divisione di fascia altissima. 3100, alta diciamo, non altissima, alta sì, però qui sarà dura. Allora, il Gigione sta bene, Xavi Alonso subito dentro, a mediano,
lì in mezzo ci vogliono due così. Sané dentro, Messi lo utilizziamo sin da subito. Salah, proviamolo, abbiamo visto quello che ha fatto, eccolo qua, 4-1-2-3, porca miseria, il più scherzo è Koundé 97, vabbè. Rice come sta? Dentro Rice, ok, proviamo così, è il meglio che possiamo mettere in campo attualmente. E qui le cose si iniziano a fare difficili. Perché non mi sono fermato prima? No, vabbè, dai, ci sta, bisogna affrontare tutti. Ben ritrovati amici telespettatori, è un piacere avervi con noi. Come potete vedere dalle immagini, dopo gli ultimi controlli in campo da parte del direttore di gara e dei suoi assistenti di linea, finalmente ci siamo. Gli spalti sono gremiti, i cori vanno avanti già da un po'. Ci attendono 90 minuti all'insegna dello spettacolo e del divertimento. E forse anche un po' della sofferenza, nel caso siate tifosi delle squadre in campo oggi. C'è una grande attesa per questa partita. Il pubblico si fa sentire e i decibel aumentano sempre di più. In questi cori c'è tutta la magia e il significato del calcio. E sarà veramente un piacere viverla insieme a voi. Nel frattempo la gara è iniziata. Italia e Manchester United. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fatto fase bene, di transizione bene. Il risultato è stata una palla persa. Xabi Alonso sceglie di andare per vie verticali. Prova a superare la difesa con un filtrante. Traversone, basso, a sinistra con il passaggio. Maradona. Vede lo scatto e cerca la profondità. Salah! Parata di Čech. Evita il gol, una parata di puro talento. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Decide di non rischiare. C'è Messi. Messi la mette in mezzo. Riesce ad intercettare. Xabi Alonso. Prova l'iniziativa personale. Sfida di qualità qui. Un'azione pregevole bloccata da un intervento ugualmente eccellente. Sulla fascia, in profondità. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Passa il pallone, però male. Si ferma qui la manovra. Lungo passaggio in avanti. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Buona la sua progressione palla al piede. Ci prova con un pallone profondo. Ci mette una pezza, ben fatto. Mette il turbo, se ne va. Mbappé. E passa. Baltino. E c'è il gol del Manchester United. Era così il gol del vantaggio. Povero portiere qui. Era riuscito a opporsi alla prima conclusione, ma non poteva fare nulla sulla ribattuta. Ottimo senso del gol qui. Ha capito che il portiere avrebbe respinto ed è piombato sulla palla. Si ricomincia dall'1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Ecco Mbappé. No. Una retroguardia di nuovo molto attenta. Palla filtrata per Neymar. Ottimo dribbling. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati.
Arpiona la palla prima che arrivi a destinazione. Neymar. Messi. Passaggio in avanti nello spazio. Può tenere la porta da lì. Attenzione. Buona, in gioco. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. A spazio. In corner. No! Quando commetti un errore simile in quella zona del campo, spesso devi raccogliere la palla in fondo al sacco. Gli è andata davvero bene. Messi si mette in proprio, supera l'avversario. Messi, parata di Donnarumma. È stato splendido l'intervento del portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. L'altezza dei giocatori sarà un vantaggio a cui affidarsi. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Pallone interessante, in verticale. Hanno già riconquistato palla. Prova a verticalizzare. La gioca sulla destra. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Ottima progressione, palla al piede. Calcio d'angolo per il Manchester United. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Soltanto uno dall'altra parte. Prova la conclusione. La sfera in porta. Ne hanno voluto un altro, adesso lo possono gestire con più calma. Stop e tiro, un gol da finalizzatore di razza. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Primo tempo che finisce qui. Come ti sono sembrati questi 45 minuti? Si trovano in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. Persa per persa. È un grande avversario. C'è poco da dire. Il secondo tempo è cominciato. L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un'altra rete agli avversari. La partita sarebbe chiusa definitivamente. Sarà determinante, secondo me, come affronteranno l'inizio del secondo tempo. Passaggio profondo per Shevchenko. Occasione, parata di Donnarumma. Si esprime in un buon intervento. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Terzo tiro dalla bandierina per loro. Avversari bloccati a uno. Pronto al tiro. È un'altra occasione che vola via. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Una bella giocata nello spazio. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Dai, però. L'allenatore cerca di mischiare un po' le carte con una sostituzione durante la pausa. Questo è un buon modo per. Niente, non riesco a prendere la palla neppure nei contra. Guardate lì, guardate lì. Lo schicchiere della squadra. Vedremo anche se sortirà effetto. Ah.
Abbiamo preso la palla, incredibile. Ne sono usciti indenni. Ha approfittato di un momento di incertezza degli avversari ed è entrato deciso. Era l'unico modo per evitare di subire gol. Grave distrazione qui. E non è rigore, vabbè. Lancia il pallone in avanti. Neymar va a raccogliere il passaggio. C'è Messi. Cerca il dribbling in velocità. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Serve ritmo e velocità per giocare subito in transizione. Ha voluto fare tutto da solo qui. È un giocatore che adora affrontare i difensori nell'uno contro uno. La difesa fa troppa fatica ad arginarlo. Dovrebbero raddoppiare la marcatura su di lui, ma anche questo comporta dei rischi. La difesa è invalicabile oggi. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. Maradona prova a dare, colpisce e hanno segnato ancora. Beh, dai. Gol di vantaggio. Si spende la luce degli avversari. Non si è fatto cogliere impreparato sulla palla perfetta del compagno. Ha ringraziato e messo in rete. Tre gol e dai, partita in cassaforte. E beh, direi. Però noi continuiamo a giocare che serve. Messi prova la fondo sulla destra. Rimessa in gioco dunque. C'è Messi. Ah. Alla ricerca di un compagno davanti. Holland. Ecco Mbappé. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Ecco un'occasione di contropiede. Messi si spinge in avanti sulla destra. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Scatta verso il pallone. E alla fine si sbaglia anche lui al 75esimo minuto. Ne ha tutti i motivi. Ha commesso un errore che non ti aspetti da un giocatore di questo livello. Errore qui, pallone sprecato. Neymar. Arnold commette un'infrazione, prontamente sanzionato dall'arbitro. Holland dimostra di saper fare anche il difensore. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Opportunità di ripartire. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Sceglie di andare per vie verticali. Messi è decisamente fuori bersaglio. La sua conclusione non è andata a finire come speravano, ma la fase di preparazione mi è piaciuta. Un ottimo contrattacco. Neymar, intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Tentativo di allungare il gioco. Cannavaro, ultimi 5 minuti da giocare, più eventuale recupero. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Vede un varco e si infila in dribbling. Niente, è troppo forte questo giocatore. Questi sono i duelli che ci fanno. Vorrei chiedergli un po' di consigli perché è veramente bravo. È stato bravissimo. Non ha sbagliato una palla in 90 minuti. Recupera palla dopo qualche. Mi rimane quella. Piccolissimo dubbio sul rigore, ma vabbè, bravo, veramente mi è piaciuto, pochi trucchetti, poche cose, solo forte, ecco il secondo. Una bella giocata nello spazio, la gioca a sinistra, ci prova con un pallone profondo. E
l'arbitro chiude. Complimenti a Play Anonimo. Oggi praticamente non sono mai stati in partita. Adesso l'allenatore avrà primo tempo, ci ho provato, ma vabbè, un avversario più forte. Chapeau. Un jolly ce lo siamo giocati. Arriviamo a metà run per capire se il secondo ce lo possiamo giocare nella seconda metà. E beh, attuale 6.008, più alta 3.000. Bravissimo giocatore. L'altro era 7.856, quindi non scherza neppure lui, ma il secondo sicuramente più forte. Beh, bravissimo proprio, bravissimo. Allora, comunque, facciamo la terza. Andiamo. Divisione 2. È solo come inizio, diciamo, un po' meno pro e basta. Ok, dopo Milan, dopo Manchester United, Inter. Allora. De Paul e Xavi Alonso. Mbappé va bene. Di Maria. E Salah, secondo tempo Messi. 3.039, 4-2-1-3. Di Marco, Ter Stegen, Cancela. Azione davanti sicuramente crosserà parecchio. Attenzione ragazzi, attenzione. Va bene, andiamocela a giocare. L'importante sarebbe non perdere. Se vinci meglio, pareggio mi sta anche bene. Vediamo che succede. Ben ritrovati amici telespettatori, un altro appuntamento calcistico di spessore che vi offriremo in esclusiva. Speriamo di non utilizzare il secondo gioco. Si dice che l'attesa di un evento sia fondamentale per poi goderselo al meglio. Beh, ora l'attesa è finita. Si alza finalmente il sipario. I 22 attori di oggi sono già sul palcoscenico e non ci resta che assistere insieme a questi 90 minuti di spettacolo. Il boato del pubblico di Federnerazzurra ci accoglie in uno degli stadi più suggestivi del mondo, il Giuseppe Meazza di Milano. Benvenuti! Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Internazionale e Italia. Sceglie di andare per vie verticali. Vede lo scatto e cerca la profondità. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Figo. Calcio di punizione per l'Inter. Non sono d'accordo. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Prova a verticalizzare. Credi che Figo manterrà alto l'onore e la tradizione delle ali portoghesi, Luca? Se gioca come al solito, i suoi cross precisi daranno ben più di qualche palla gol per i compagni. Guarda, è un piacere vederlo giocare. Sono certo che non deluderà le attese. Sceglie il pallone morbido. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Prova la conclusione in porta. Prova a darla profonda nello spazio. Virgil van Dijk. Bellingham. Prova a superare la difesa. Prova il tiro. Che rischio. Sta provando tanto, ma la palla non vuole saperne di entrare. È vero che chi semina raccoglie, ma devono anche essere spietati quando è il momento, altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. Minaccia sventata. Conclusione. No, vabbè, ma questo era fallo netto, ragazzi, però, Il primo gol della gara. Vabbè. Non gli è mancato da dietro, vabbè. Più facile così.
Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. L'Inter mette a segno il primo gol della gara, 1-0. Secondo me devono sfruttare la rincorsa, provare a prendere le distanze con un'altra rete appena possibile. Ecco Mbappé. Chance per tirare. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Figo. Non si tira indietro e conquista il pallone. Di Maria è l'autore del fallo. Il fallo, io faccio fallo, vado sulla palla, faccio fallo, lui invece no. Non è fallo quello sul gol, vabbè. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Ci prova con un pallone profondo. Alza la palla in profondità verso il compagno. Passa il pallone, però male. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Sulla fascia, è libero. Se ne va. Passaggio sulla destra. Adesso possono ripartire in contropiede. Si mette in proprio, supera l'avversario. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. No. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Figo. Sané. Mbappé. Oggi è autore di un assist. Una bella giocata nello spazio. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Grande giocata difensiva. Prova immediatamente in avanti. Bastava un tocco leggermente più accurato. L'idea però non era niente male. L'intenzione era molto buona. L'esecuzione un po' meno. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Errore qui, pallone sprecato. Pallone interessante, in verticale. Sané. Che botta! Parata di Donnarumma! Vabbè! Hanno voluto un altro, adesso lo possono gestire con più calma. Povero portiere qui. Era riuscito a opporsi alla prima conclusione, ma non poteva fare nulla sulla ribattuta. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della difesa che è davanti. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. Colpisce in linea il portiere battuto. Supera la linea, gol! Un gol importante, cambia tutto, ridà speranza. Era al posto giusto, al momento giusto. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Xabi Alonso, attenzione. Che pallone gli ha dato? Occhio, può andare. Sfida di qualità qui, un'azione pregevole, bloccata da un intervento ugualmente eccellente. Accelera sulla destra. Figo, prova la fondo sulla destra. Fa sembrare tutto facile in difesa. Mohamed Salah, una bella giocata nello spazio. Ci saranno 3 minuti di recupero. Cerca aiuto nella zona laterale. Vede lo scatto e cerca la profondità. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Gioca Cancelo. Prova a darla profonda nello spazio. Allontana. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo e tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Non sono mancate le occasioni nei primi 45 minuti di gioco, come dimostrano anche i 3 gol messi a referto finora. Il risultato è ancora in bilico e gli allenatori hanno di che riflettere prima che le squadre rientrino in campo per il secondo tempo. Tra un quarto d'ora sapremo se ci saranno modifiche tattiche o cambiamenti nelle formazioni.
Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico, nonostante il gol che separa le due squadre. Non mi sorprenderebbe se il secondo tempo dovesse regalarci altri due o tre colpi di scena. Signore e signori, vi invitiamo a bere in modo responsabile. Chiunque si renda protagonista di questo momento sarà immediatamente allontanato. Attenzione, una sostituzione. Inizia adesso il secondo tempo. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Non hanno perso tempo per recuperare palla. Ci prova con un pallone. Mbappé! Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante. Per riuscire a pescare un compagno in quel modo servono piedi buoni e ottima visione di gioco. Peccato che non siano riusciti a sfruttare questa occasione meravigliosa. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Confermata la prima sostituzione della gara nella pausa. Questo è un buon modo per sfruttare le nuove regole sulle sostituzioni. Sulla carta cambia lo scacchiere della squadra. Vedremo anche se sortirà effetti. Mbappé la gioca sulla destra. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Prova la verticalizzazione. Suggerimento fuori misura. Ha preferito andare sul sicuro. Di Marco evita l'avversario con un dribbling elegante. Di Marco la mette in... C'è il colpo di testa! Ha fallito una clamorosa occasione. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Palla dentro di Doku. È attento e allontana senza problemi. Sceglie di andare per vie verticali. Messi. Occhio al tiro. Sì. La sfera entra in porta. E figurarsi se sbagliava un gol del genere. Facile, facile. Quasi non ci crede neanche lui di essere stato lasciato così libero. Con le sue doti balistiche deve essere marcato stretto, altrimenti, vedi Fabio, sono guai. E hanno completamente riaperto la gara. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna vedere chi avrà più carattere a centrocampo e freddezza sotto porta. Prova a superare la difesa con un filtrante. È riuscito a passare. Dal tiro! Eh no, il tiro manca clamorosamente il bersaglio. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Palla dentro di Mbappé. Bello intervento difensivo. E non è fallo manco questo, vabbè. Faccio davvero fatica. Io certo ovviamente ho fatto fallo. Sané cercherà di sfruttare al meglio questa occasione. Sané! Parata di Donnarumma! E il gol è stato negato da un'incredibile parata. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. È chiaro che cercheranno di mettere la palla sulla testa dei loro giocatori più alti. Messi. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Bella parata di Ter Stegen. E neanche questo è il rigore, va bene. C'è l'opportunità per il contropiede. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Prova a giocarla in profondità. Bernardo Silva. Vede lo scatto e cerca la profondità. Lungo passaggio in avanti.
Vince il duello e la fa sua. Sané. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Bellingham. La palla viene rigiocata verso l'interno. Retropassaggio corto. Tenta la conclusione. Che errore qui. Aveva serie possibilità di segnare. Peccato. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Vediamo un po' se c'è qualcuno stanco. Mi sa di sì. Eccolo, De Paul, è finito. Niente, finiti i gambi. Sostituzione per l'Inter. Numero 99. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Numero 7. Numero 8. Holland. Numero 10. Palla in avanti verso il compagno. Vinicius Junior. Il numero 12. Il numero 11. Il numero 14. E lo maltratta addirittura per recuperare la palla. Però non c'è fallo. È un cambio. La mette in avanti. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. No. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Prova a superare la difesa con un filtrante. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Passa il pallone, però male. Palla a Scholes. Cerca l'uomo là davanti. Pallone interessante, in verticale. E sbaglia completamente il suggerimento. La allontana come meglio può. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo, o forse il colpo di fortuna decisivo. Il portiere la calcia lontano. Di Marco, una bella giocata nello spazio. Il quarto uomo indica quattro. Hanno ottenuto un fallo laterale. Che grande parata! Una parata eccezionale! Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. È il momento di difendersi con le unghie e con i denti. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Holland ha già segnato in questa partita. Vieira! Cerca il movimento dei suoi in profondità. Beh, lui non è tipo da... Finisce. Mi accontento, ragazzi. Mi accontento. L'equilibrio. Partita che finisce in pari, ovviamente. Sentiremo poi in settimana le interviste. Se i due tecnici... Ragazzi, abbiamo fatto 10 punti. Non basterebbero per la promozione. Se faccio 20 punti non bastano. 3 vittorie, un pareggio, una sconfitta. Non bastano. Devo fare 6 vittorie. No, che sto dicendo? 4 vittorie. Ma quanto è dura la divisione 2, ragazzi. Quanto è dura. E ci dobbiamo accontentare, però. Ci dobbiamo accontentare perché quest'ultima è stata tosta. 10 partite. 10 punti. Ne abbiamo fatti in 5 partite. Vedremo domani che succede. Ciao.